Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con il nostro addestramento per Eli per imparare a sparare. E devo dire che non se l'è cavata male, poteva andare molto peggio, poteva esplodergli in faccia. In ogni caso, nuova missione e penso finalmente storia principale: rete di contatti. Abbiamo qualche iniziativa imprenditoriale. Dobbiamo andare fuori, immagino. Howdy, Eli. What's up? I hereby invite you to the inaugural meeting of the Saints Board of Directors. Huh. Didn't realize we were gonna be so corporate and structury. It'll be donuts. Be right there. Ci sono le ciambelle. Chi le ha pagate? Le ha fatte Kev. Ok, allora. Sono uscito, sono rientrato. Ehi. Ok. So we got the name, we got the home base, we got the logo. So that means next step is to find people that can shoot guns? Esatto. Oh, no. Beh, sì. So that means next step is to make connections with the people that can shoot guns. Oh, come on, esatto. Man. We want this thing to be more than a street gang. We want to be an organization, an institution. Quello che è diventato Saints Row 3 poi. You got an idea where to start? As a matter of fact, I do. Effettivamente sì. Quello che poi è stato effettivamente Saints Row 3. Sono passati da una semplice gang a una grande corporazione. Shit. My contacts all got their own things going already. What about JR? Esatto. Maybe he'll go all in with the Saints? No harm in asking. Great. Te l'avevo detto che JR sarebbe diventato un nostro amico. But I do know some people who did business with them. I'm sure I can. Beh, magari qualcuno dei Panthers prima o poi verrà con te, chi lo sa. Kevin, you want contacts? I got contacts, baby. Esatto, parliamo con la persona giusta. Meantime, I'm gonna finish going through that briefcase we got from John Bland. That thing's a treasure trove, let me tell you. Immagino potrebbero esserci tanti posti che potremmo prenderci al posto suo. Ehi, JR. È appena apparsa una moto, ma JR, ma tutte queste moto che c'hai parcheggiate? Ma sono fighissime, da dove cazzo le tiri fuori? JR, how'd you like to be a part of something big? My friends and I are starting a new venture. No, non mi interessa più. Nice, but our current venture's in trouble. Those Panteros are cutting into our profits something fierce. I'll tell you what. Join our new thing, and no one's ever gonna mess with this garage. Va bene, ci sto. You take care of this Panteros problem and I'll consider it. Grazie, JR. Allora, prima di tutto, questa moto, la voglio, la infiliamo dentro il garage. No, che palle, sicuro la perdo. Vabbè, tanto la ritroverò un'altra simile. Vabbè, ci sta andare in giro in moto. Chi stiamo chiamando? Yep. So, how are these Panteros fucking with our business? You name it. Undercutting costs, scaring off our customers. Sergio said this jacked up mound of a dude named Derek to run me out of business any way and every way he can. Beh, prima erano gli Idols, adesso Panteras. Panteros. Finché non arriva la Marshall, voglio dire. La Marshall è l'unica di cui dovremmo forse effettivamente preoccuparci un filo. Woohoo! Minchia che volo che abbiamo fatto. Let's beat them down. Faccio un culo così deficienti ora. A che parcheggio? Nel posto dei disabili, perfetto. Aspetta. Jim Rob's garage is off limits. Show your face there again, you're dead. The old man sent you? Vieni qua. Dai. Ah, donna mia. Dai, 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 dai. Vieni qua che sono carico. Ti spacco per l'altra volta, deficiente. You mess with us. Faccio il culo per l'altra volta che mi hai menato, stronzo. Aspetta. Fucile a pompa. No, fucile a pompa. È un po' lento, ma penso che se riusciamo a prendere i potenziamenti, ce la caviamo meglio. Hey JR, I took care of the crew of the park. I'll be. Let's go after those supply lines next. Madonna, che colpo. Mamma mia, che male. Don't worry.
I got this. Vieni qui. Panteros get real bugged by that. Mi ha fatto molto ridere come l'ha preso a pugni. Sono molto soddisfatto. Allora, facciamo un po' di ricarica. Ecco fatto, chi è che ci chiama? Hey Eli, I'm fixing up a Pantero's problem for JR. Then I think he's in. È tutto problematico. Great. Kevin knows so many people. Reckon all he has to do is buy him coffee to get him to sign on. Well, I'm busting my ass torching. Esatto, io faccio tutto il lavoro duro, loro si fanno un caffè. I really do. Vabbè, è questa la dura vita dell'essere il leader dei Saints. Anche se penso che siamo tutti sullo stesso piano, l'abbiamo creato tutti assieme, non c'è un vero capo. Nonostante probabilmente loro ci vedano così, ma penso che sia tutto, siamo sullo stesso piano, l'abbiamo creato assieme, questa è una cosa nostra ragazzi, non ce la divideremo mai, fino a che non arriverà un momento in cui, guarda un po' l'inizio della serie, è successo un casino. Secondo me, ve la butto lì, le opzioni sono due: o qualcuno ha fatto l'infame, e spero non sia questa la soluzione, oppure le gang... Oh, aspetta. Le gang rivali si sono unite tutte assieme per farci scomparire. Cioè, per farci fare quella brutta fine che abbiamo fatto all'inizio. Dov'è il cestino? Eccolo qua. Che cosa troveremo all'interno? Spero $2000. Non mi dispiacerebbero. Vediamo. Bingo. Obbligazioni del portatore. Perfetto. $2000, non male. Più soldi abbiamo, meglio stiamo. E c'è il tatuatore, aspetta. Posso entrarci? Posso già entrare dal tatuatore, ti prego. Lo so che c'ho già un tatuaggio, ma ne voglio un altro. Fammi entrare, oh. Fammi vedere che tatuaggi hai, su. Dimmi che ce ne sono altri. Ma perché ho un reggiseno, scusa? Credo che la risposta sia palese. E abbiamo un reggiseno perché abbiamo l'opzione del no pudore. Allora, sono contento che diversi tatuatori abbiano diversi tatuaggi e che i tatuaggi che ci sono non erano solo quelli che avevamo nella sezione di creazione. Beh, un bel drago per $2000 non starebbe male. Ma anche il professor Genki Zombie, non male. No dai, va bene così, mi basta il drago. Avrò speso anche dei soldi in più, ma ehi, chi se ne frega. È un tatuaggio, ci sto. Qua non è dove abbiamo fatto la missione l'altra volta con gli idols? O sbaglio? Olè! Madonna mia, che giro incredibile che abbiamo fatto. No, comunque mi sa di no, non è dove abbiamo fatto la missione dell'altra volta. E prepariamoci allo scontro, ovviamente. Aspetta. Fermo. Vediamo se... No, è troppo lontano, aspetta. This ain't your territory, dumbass. It is now. You fuck with Jim Robb, you answer to the Saints. Ecco fatto. Madonna mia, aspetta. Beccati la granata, ovunque voi siate. Ecco, le granate non le lancia molto lontano il nostro amico, eh. Questo è un problema. E non c'è modo di passare. Aspetta. Che volo che si è fatto. Resta nascosto. Oh, certo che i tizi forti hanno una resistenza mica male, eh. Sti tizi qua. Aia. Vieni qui. Dai, sali. Un combattimento corpo a corpo, stronza. Vinco io qui. Sei nel mio territorio e io ti ammazzo con questi. Aspetta, fermo. Munizioni a gratis, non le lasciamo certo giù. Aspetta, fucile a pompa. Presa in pieno. Beccati questo. Ah, speravo che la macchina esplodesse. Ecco fatto, mica male, no? Il fucile a pompa per $200, ti dirò che... E ci sono altri stronzoni? Ovviamente
ci sono altri stronzi. Però ho un fucile a pompa e non ho paura di usarlo. Aspetta, aspetta. Più nello stomaco. Aspetta. Becca di questo. Oh, calmo. Spegni. Allora, via da qui. Ok. Preso in pieno. Via da qui. Giù di sotto. Ah, ma c'è altra gente là in fondo. Questo è ingiusto. Non me l'avete detto. No, che fai? Non ti mettere a lodare il sole, deficiente. Ok, abbiamo un ciccinino di vita. No es bueno, no es bueno. Ok, calmi. Vieni qui, dammi punti vita. Minchia, che male. Ok. You're gonna die now. Ma stai zitta. Fucile a pompa, best arma da usare contro i Panteras. Questi sono cazzoni belli forti, questi qua, eh. Sono belli tosti e resistono un sacco di danno. Oddio, che male. Sono morto, ma mi ha dato una spinta. No. Oh, fanculo. Vabbè, ce la siamo cavata, possiamo ricavarcela. Ok, non usiamo il fucile a pompa allora, andiamo subito di cazzoni pesanti. Però aspetta, quelli pesanti, magari, li userei per quelli là in fondo. Per questi qua continuerei col fucile a pompa per ora. Dai. Su. Entra dentro. Che così vi investo tutti. Effettivamente la missione non diceva mettiti a menare i Panteras. Diceva solo distruggi i pezzi di cose. Però chi me lo può impedire di divertirmi ora? Aspetta che arrivo. Brutti cazzoni. No, torna indietro. Ecco fatto. Madonna, che soddisfazione. Effettivamente prima forse non avremmo dovuto fare quello che ho fatto, ma ehi, chi se ne frega, giusto? Venite qui. Sarete anche muscolosi quanto volete, ma non potete resistere a essere schiacciati da un monster truck. Tell Sergio Jim Rob's garage is under the Saints protection. Ecco fatto. Dai. Jim Rob. Qualcun altro? Two for two, JR. Son of a gun, you still got it. Only thing left to hit is Derek's HQ. Vieni qua. Oh, hell's bells. Porca troia. Derek and his crew just rolled up on me. This is what you get for fighting back, old man. Vieni. You get off of my land. Ho bisogno di una macchina, ma le ho schiacciate tutte. Non è un bene. Prenderò un tir allora. Eccolo qua, col tir. Appena ne vediamo uno lo investo, ti giuro. Chissà se i negozi di armi in questo gioco vendono tutti la stessa cosa o sono anche lì diversi, come magari in Saints Row 2 alcuni negozi vendevano solo armi da mischia e altri negozi vendevano tutto. Aspetta. Eccomi qua. Ecco fatto. Parcheggio perfetto. Stay away from JR. Beccati questa. Allora, c'è da dire che la mina e la granata non fanno un cacchio di danno. E un po' mi dispiace la cosa.
Tutto bene, JR? Eccole che arrivano altri. Aspetta. Sergio's not gonna forget this. Puttana Eva. You don't stay in line, you burn. Give me a sec, will ya? I'm near that. We need cover. Oh, calmo. Ecco fatto. Posso salire sulla torretta? Ok. Così si fa, Sergio. E Sergio, sì, JR. Spariamo in due a un tizio solo. Spara, IJR! Aspetta! Ecco fatto! Questo è per l'altra volta! Deficiente! JR? Dove sei? Eccoti qua! Derek and his crew. Right thoughtful of him to bring the fight to us. So, what should I tell my friends? Are you in? I'm in. I'm in. What do you call this new outfit? We're the Saints. Welcome aboard. Benvenuto. Beh, che dire. Well, we can count JR in. What is this? It's not board game. Cos'è? No, this is where all our dreams come true. Ah, la mappa che ho anch'io. My dreams are pretty weird. While you were out talking to JR, I was going through the briefcase we got from John Bland, the real estate guy. Turns out the deeds of the church wasn't the only thing in there. As of now, we are the proud owners of a shit ton of empty lots all across town. That's real estate we can use to start up some Beh, che bello. Entrepreneurial ventures. By which he means crimes. Fine, yes, crimes. Nice. You did say we need to have our fingers in more pies. I've got that covered. I spent the whole day baking my ass off. Okay, fine. They're empanadas. That's not a pie. It's in the pie family. Now I'm really hungry. Plan first, eat later. Right. So, how do we cover all this ground? One building at a time. So far, we've got the church. And Jim Rob's. So Ottimo. What do we build next? Whatever we want. Un negozio di armi? Io direi che è un buon inizio. Usa la mappa per l'impero criminale. Abbiamo tutti questi terreni, madonna mia. Lotto vuoto, Monte Vista. Allora, io... Ah, quindi si espandono così, eh. Completi banda Jim, statua di Jim. Quindi completamento impresa sono tutte le missioni secondarie che faccio io per lui. Va bene, io allora inizierei a puntare da questa parte. Questo qua mi sembra buono. Cosa possiamo fare? Il Chubacabra. Lo scià di Ox, ogni anno le compagnie assicurative pagano miliardi di indennizzi. Partecipo a questo gioco fruttando con la scià. Ok, allora, se abbiamo solo questi qui, se abbiamo solo queste tre cose fino ad ora, io metterei il Chubacabra qui. $30,000. Appropriati dei chioschi, ambulatori, rivali e portali al tuo ristorante. Va bene? Costruire questa impresa ti trasporterà nel lotto immobiliare. Vuoi procedere? Andiamo. Iniziamo a prendere una zona singola e poi piano piano prendiamo tutte le altre. Iniziamo come una macchia, ci espandiamo. El Chubacabra. Flame Awesome. Padrone di casa. We open a monster taqueria and call it Chalupacabra. But we don't just sell food. We take over the entire drug distribution network in Santo Ileso. Here, it's all about the food trucks. Beh, immagino. My friend Chuy knows the business inside and out. And he makes a killer michelada. He'll show you how it works. Dai, fammi vedere la michelada. All the traffic in town moves through four trucks. Weenie, Twisty, Sammy, and the King.
Nothing a few rockets and a Molotov can't fix. True. Or we could steal each truck and all its product and put it to work for us. E questa è la cosa migliore. Where do these guys roll? I've got Jimmy following the king right now. I'll put you in touch. Va bene, vado a seguirli. Ah, ottimo, non è solo missioni secondarie. Era ovvio, però pensavo me l'avrebbe fatta fare ora. Vediamo, furgoncino dei Saints. L'impero criminale dei Saints. La mappa dell'impero. Visita al secondo piano del quartier generale per costruire nuove imprese criminali. Le minacce. Elimina le minacce del distretto per aumentare la rendita dell'impresa. Beh, che dire. Potenziamento ritmo. Eccolo qui. Aumenta permanentemente il ritmo massimo. Ora ne abbiamo 3. Perfetto. E cos'è l'icona rossa che vedo? È la minaccia? Penso di sì. Esatto. Guai con i Panteros. Rimuovi le minacce del distretto per aumentare la rendita. Ancora Panteros. Ok. È come i precedenti giochi, quindi c'è le tue attività, c'hai la mappa, quindi questa zona, e di conseguenza devi togliere tutti quanti i rivali per avere tutto il 100% della tua zona. Va bene, non vedo l'ora di proseguire. Più andiamo avanti, più credetemi che continuo a voler continuare. Più veramente proseguiamo, più non vedo l'ora. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti. Gli ha fatto le fiume, madonna mia, male. E se l'è meritato, ha detto fanculo i Saints.